Carissimi alchimisti, benvenuti a un'altra puntata del Caffè dell'Alchimista, stavolta in italiano. No, non siete capitati per caso in un episodio di Star Wars, né tantomeno in un tutorial per stalkers telefonici. Oggi prendiamo un caffè con Leonardo Pelagotti. Da dove iniziare? Leonardo è un istruttore del metodo avanzato Wim Hof, è Coach Master Oxygen Advantage, è cintura nera di Kung Fu Shaolin, istruttore di Animal Flow ed ex ginnasta di livello nazionale. Cosa parleremo oggi? Leonardo ha accompagnato migliaia di persone in Europa a riprendere il controllo della propria respirazione, aiutato in special modo gli atleti, i dirigenti d'azienda, imprenditori, membri delle forze speciali, oltre a chiunque abbia desiderato esprimere quanto di meglio aveva dentro di sé. Ascoltiamo Leonardo e il suo progetto Inspire Potential, progetto internazionale. Ma adesso il caffè, sentite, è quasi pronto. Buon ascolto. Che cosa fai? Perché giri tanto? E che tipo di corsi fai? E poi... Certo. Allora, io faccio vari corsi in Italia e in Francia che sono legati al metodo Wim Hof. Il metodo Wim Hof è un metodo che si basa su tre pilastri, di cui il freddo, l'esposizione al freddo è quello che impressiona un pochino tutti. Poi ci sono altri due pilastri molto importanti, la respirazione, tecniche di respirazione e il lavoro sulla mente, l'attitudine mentale, la gestione dello stress. Quindi questa è un po' la piramide che compone il metodo Wim Hof. Io faccio corsi in Italia, in Francia, in presenza, ma anche online, riguardo il metodo Wim Hof allargato con altre tecniche che compongono la mia cassetta degli attrezzi, il mio arsenale di tecniche, spesso legate al mondo della respirazione, come l'Oxygen Advantage, tecniche di breathwork, tecniche dello yoga pranayama. Poi anche tecniche di movimento naturale, perché io sono un ex ginnasta, cintura nera di Kung Fu Shaolin e sono anche coach dell'Animal Flow, questo movimento naturale ispirato dagli animali, e sono anche professore di yoga. Quindi di queste cose che faccio, creo dei corsi full in, all inclusive, dove c'è una base del metodo Wim Hof e poi queste tecniche in più per creare poi delle routine a casa. Ecco, questo è quello che faccio, che mi fa viaggiare parecchio. E lo faccio dal 2016-2017, quindi ormai sono vari anni e diciamo che in Italia sono stato il primo a organizzare questi corsi del metodo Wim Hof e altre cose, e in Francia tra i primi. Dato che l'audience del podcast spazia, ma generalmente è concentrato sul biohacking, io Certo. personalmente ho conosciuto Wim Hof, il metodo, tramite il biohacking, poi ho esteso anch'io la mia conoscenza alle altre tecniche, e ci Certo. sono delle curiosità. Innanzitutto, no, c'è la curiosità sull'Animal Flow, che ne avevo sentito parlare, ma puoi spiegare un po' meglio che cosa sia? Sì. Sì, allora, l'Animal Flow sono dei movimenti al suolo, con il peso del corpo, ispirati da vari movimenti animali diversi, che lavorano quindi su delle catene muscolari diverse, con l'obiettivo di avere della coordinazione, della forza, della resistenza, dell'agilità, della flessibilità e sono tutti movimenti quadrupedi, quindi con mani e piedi al suolo e danno anche poi un flow, quindi un movimento che è anche elegante, anche bello da fare, anche divertente, però è anche molto intenso, quindi nel senso è anche un allenamento, una preparazione a allenamenti e può dare anche una base di stretching, di flessibilità e di manutenzione del corpo quando si fanno magari degli sport un po' focus su una zona muscolare per evitare degli squilibri. E queste, insomma, sono tecniche di movimento naturale. Io faccio molte cose con degli strumenti di biohacking naturale. Diciamo, tutto quello che noi possiamo fare con il nostro corpo e la nostra mente senza l'utilizzo di altri strumenti. Poi, ovviamente, ci sono cose che non possiamo fare senza degli strumenti e quindi utilizziamo degli strumenti nel biohacking e io ne utilizzo.
Laura Ring, che ora sta caricando proprio lì, degli orologi per lo sport, degli aggeggi, spietre o altro per la protezione, il biofeedback in generale, però ovviamente anche i complementi alimentari e poi dei macchinari un po' più sofisticati di biohacking. Quindi in generale parlo più dei corsi Inspire Potential, che è il mio universo, del metodo Wim Hof, e a volte, soprattutto in Italia, faccio uno specifico sul biohacking, dei corsi specifici sul biohacking, e lì ovviamente spazio tra le mie tecniche, ma faccio anche venire delle persone che utilizzano poi degli strumenti di biohacking diverso e che completano il mio approccio. Per esempio, io non lavoro sul macrobiota, faccio venire dei dottori, degli esperti di macrobiota, non lavoro magari su degli strumenti che fanno lavorare sullo stress ossidativo, l'ipossia, col macchinario, ma lo faccio con delle tecniche, quindi magari faccio venire le persone che hanno il macchinario per la misurazione della variabilità della frequenza cardiaca, del sistema nervoso autonomo. Io utilizzo degli strumenti personali come l'Aura Ring, ma ci sono degli strumenti più precisi, Arthmat o ANS, faccio venire degli specialisti, e quindi lì sono corsi biohacking più completi. Perfetto, no, questo è molto, sono molto curioso, perché essendo anche host del Biohackers Meetup in Milano, abbiamo fatto la versione online pochi giorni fa, tutta un po' più incentrata sulla longevity, quindi adesso sul longevity hacking, a breve condividerò le presentazioni al meetup, però sicuramente se fai un corso possiamo utilizzare anche la stessa piattaforma per informare il pubblico e gli iscritti, che possono anche venire lì, e viceversa il prossimo meetup, se vuoi fare una presentazione su uno dei punti, ben venga, insomma, se ti tengo informato, il prossimo meetup tra un paio di mesi probabilmente facciamo un altro online e poi faremo quello di presenza in futuro. Poi diciamo che se siete disponibili tu e questo gruppo il 9 settembre, io vengo a Milano per organizzare un corso delle basi del metodo Wim Hof, e quindi siete benvenuti. Perfetto. E possiamo farci un bagno di ghiaccio insieme, una respirazione. L'Animal Flow, tra l'altro, no, riallacciandomi per chiudere, si lega molto alla neuroplasticità, cioè adesso poi io ho 46 anni personalmente, iniziare adesso a fare una cosa del genere, perché immaginiamo i bambini che gattonano, perché gattonano è già naturale, ecco, ma uno che in età, cioè un adulto che inizia a fare questo animal flow, si trova un po' a disagio per la questione appunto che è legata alla neuroplasticità, poi al coordinamento degli articoli, movimenti, questo è un altro punto molto importante che abbiamo trattato anche nel meetup, la neuroplasticity. Ma torniamo al respiro. Allora, innanzitutto io poi ho letto, perché ho seguito anche dei corsi, ma mi piace molto questo argomento, e conoscevo appunto, ho detto Wim Hof prima, poi Oxygen Advantage e poi il mondo altro, che va indietro nel tempo al pranayama, tutto quello che dice Nestor nel suo libro, James Nestor, sì, perfetto, che è molto bello questo libro, io lo consiglio anche perché ti racconta della storia, cioè da dove viene questa roba qua, perché esiste, tu perché ti sei interessato specificatamente al respiro e non altro, visto che vieni anche dal Kung Fu ad atletica, cioè, da dove, certo, è andata? Allora, io ci sono due ragioni principali. La prima è che come ginnasta non ho mai lavorato sul respiro, ho incominciato a lavorarci un po' quando ho fatto del Kung Fu Shaolin e mi sono reso conto che respiravo molto male. Avevo una respirazione poco efficace che si chiama disfunzionale, e poi mi sono reso conto che la maggior parte delle persone oggi ha una respirazione poco efficace e disfunzionale per tutta una serie di ragioni. La prima è che non ci si lavora, il respiro non si allena, e poi il nostro stile di vita penalizza il respiro, tra la sedentarietà, quello che mangiamo, eccetera, lo stress, molto stress. Quindi questa è la prima ragione. La seconda ragione è che quando ho iniziato a fare delle tecniche di respirazione, come quelle del metodo Wim Hof, mi si è aperto un mondo e ho preso piena consapevolezza dell'impatto positivo che delle tecniche di respirazione potessero avere sul mio corpo e sulla mia mente, per arrivare a fare dei bagni di ghiaccio, ma anche per gestire lo stress al lavoro, anche per avere più energia nella vita di tutti i giorni. Quindi comunque mi interessava, queste cose mi interessavano molto, e unita al fatto che lo facevo male e che questo potenziale l'avevo capito, mi sono immerso totalmente nel mondo del respiro per cercare di capire questo ponte che esiste tra corpo e mente, che è utilizzatissimo nello yoga da millenni,
ma anche un po' mal compreso e utilizzato parzialmente dallo yoga oggi, perché le persone che fanno pranayama, quando fanno yoga, purtroppo fanno una piccola parte del pranayama, spesso adattata all'Occidente, e poi un po' sempre le stesse cose. Quindi alla fine sono poche davvero le persone che nello yoga utilizzano il potere del respiro, anche se esiste ovviamente nello yoga. Quindi diciamo che esiste da millenni, ma è un po', va un po' spolverato e riscoperto. Infatti anche il lavoro di James Nestor nel suo libro è stato quello di parlarne, di dare della consapevolezza. Io quello che ho fatto nel mio primo libro, ne ho scritti due sul respiro, è dare gli strumenti per lavorare nella vita di tutti i giorni. Quello che Nestor fa un po' meno, dà un po' più di spiegazioni, dà voglia di capire, ma dà meno strumenti, meno tecniche. Io nel mio era subito 30 tecniche da utilizzare nella vita di tutti i giorni e insomma è stato un successo, perché non me l'aspettavo. È diventato quello che oggi si chiama un best seller, perché ha venduto più di 10.000 copie. E quindi insomma la respirazione per la padronanza di sé lo trovate se volete, ne ho scritto un secondo, li ho scritti entrambi in francese, anche se io sono italiano perché ho tantissimi studenti in Francia più che in Italia, e ora l'ho tradotto anche in italiano e esce i primi di settembre, padroneggiate il vostro respiro, quindi è un po' il livello 2 di questo step nel mondo della respirazione. Ma personalmente gli effetti che quando tu hai incontrato il respiro, hai riuscito a controllarlo, gli effetti che hai avuto sulle altre attività, da ginnasta, da Shaolin, cioè quali sono stati? Hai visto dei miglioramenti, in quale senso? Allora, intanto sulla gestione dello stress, meno stressato, più sereno mentalmente, che è una grandissima cosa, perché io il mio punto di debolezza era un po' la gestione dello stress, che mi impattava molto e mi toglieva anche tanta energia, quindi la gestione dello stress ho visto anche poi più energia. Ovviamente l'energia che noi abbiamo disponibile è totalmente legata al modo in cui noi respiriamo, anche se pensiamo più all'alimentazione, ovviamente anche l'alimentazione, ma se non si respira l'energia non si produce, o allora si produce in modo molto inferiore. Quindi meno stress e più energia, che sono comunque due fattori che danno una qualità di vita totalmente diversa, perché immaginatevi di non essere stressati e di avere tanta energia disponibile, si vive proprio il quotidiano in modo diverso. Quindi questo mi ha colpito. Poi, continuando a fare questi esercizi, ho notato che le mie capacità fisiche sportive, soprattutto quelle legate alla respirazione, l'endurance, il cardio, la corsa, la bici, la camminata in montagna, hanno avuto un'evoluzione incredibile. Cioè, senza allenarmi, ho rifatto lo sport come avevo fatto magari anni prima, e i risultati erano migliorati tantissimo, e mi sono chiesto come fosse possibile, perché non avevo fatto nessun allenamento, e ovviamente il respiro gioca un ruolo importante sulla corsa, sulla bici, quindi dà ai muscoli una capacità di lavoro totalmente diversa, e quindi mi ha fatto riappassionare a degli sport di endurance che prima non potevo fare, proprio non mi piacevano, soffrivo perché avevo una respirazione molto scarsa e quindi non li facevo. Per me andare a correre era un supplizio, andare in bici era duro, quindi non ho mai fatto quegli sport. Ho fatto, per scherzare, nel 2000, non mi ricordo più, 13, un triathlon sprint, quindi sono i triathlon proprio corti corti che durano un'oretta, e sono quasi, cioè alla fine mi sentivo male, ci ho messo una settimana a riprendermi, mi sono allenato per poterlo fare 3 mesi, proprio facendo attenzione a tutto, e era un triathlon sprint, una cosetta. E nel 2019, per scherzo, preparandomi sì e no 4 settimane, ho fatto un mezzo Ironman, e l'ho finito con tempi decenti, niente di che, ma non era l'obiettivo, ma stando bene e avendo magari un giorno in cui avevo un po' di fatica, cioè proprio un'altra percezione dello sforzo, perché ovviamente avevo lavorato molto sul respiro. Quindi questi sono elementi fondamentali, per esempio, per tutte le persone che fanno sport a livello ricreativo, perché se si fa sport per farsi del bene, è fondamentale il modo in cui respiriamo per essere meno stanchi, non farsi male e farsi del bene, soprattutto poi se siete degli atleti professionisti, perché le prestazioni sono proprio diverse. Mm-hmm. Sì, guarda, mi trovo io nel mio piccolo, sicuramente agli stessi, più o meno agli stessi effetti, però è una delle barriere, giusto per gli ascoltatori, che possono essere vari, perché magari qualcuno pensa all'inizio, respiro, che sarà, cioè,
So respirare anch'io. Quindi, ma il respirare bene con mindfulness, con tecniche di respirazione che non siano complesse, anche in alcuni casi quando uno parla a Wim Hof c'è paura perché c'è timore di devi fare certe cose, devi fare la doccia gelata. Non c'è bisogno, cioè per accostarsi, avvicinarsi al metodo e vedere, ai metodi e vedere dei risultati ci vuole poco ed è incredibile l'effetto che si ha con poco, cioè già avere, provare a fare un minimo, le potenzialità ci sono e allora può andare avanti perché barriere all'ingresso, diciamo, delle persone normali, diciamo, le persone comuni possono essere quelle, diciamo, ah, ma chissà che cos'è, ma secondo me no. Però bisogna provare sicuramente anche il minimo. Sì, diciamo che per rispondere a questa cosa, le barriere, di accesso reali non ci sono, nel senso che provare una tecnica di respirazione che sia adatta ovviamente alla persona non ha barriere, possiamo tutti provare e provare a fare delle tecniche come la respirazione Wim Hof di base. Le barriere che esistono sono mentali, legate alle credenze limitanti delle persone, però il respiro tra tutti gli strumenti davvero è uno dei più accessibili, perché come dicevi tu, bah, respiriamo tutti i giorni, quindi già lo facciamo, però ovviamente qui si parla di prendere il controllo del nostro respiro per modificarlo, per farne qualche cosa di volontario. Cioè, è come essere in macchina e avere un autista che guida per noi, ma noi non possiamo dirgli dove andare, a poter dire all'autista dove andare prendendo noi il controllo del volante. Cioè, è proprio un'altra dimensione. Quindi le persone che dicono, certo, io respiro già, meno male, perché dopo 3 minuti in cui non si respira si muore, però è tutta un'altra cosa rispetto a padroneggiare e controllare il respiro in modo intelligente, proprio un'altra cosa. Sì, confermo, e questo va molto sulla mindfulness che è vivere nel momento, che è un altro topic molto interessante, importante. Comunque, ritornando alla respirazione, perché la curiosità che mi ha iniziato poi, quando ho iniziato a vedere Wim Hof e praticarlo, poi ho visto Oxygen Advantage, c'era questo no, dibattito, cioè ho scoperto un po' la differenza tra ossigeno e anidride carbonica. Dico, perché dico questo? Perché le persone comuni in genere, l'ossigeno è fondamentale, l'ossigeno è importante, perfetto, va benissimo, sì. Ma il valore dell'anidride carbonica, ho riscoperto, se tu ci puoi dire un altro po' tecnicamente, perché l'anidride carbonica, non dico che sia più importante, ma ha delle cose che noi normalmente diciamo è uno scarto, un rifiuto, non serve a nulla, ma in realtà è un segnale molto più importante all'interno del nostro. Sì, assolutamente. L'anidride carbonica e l'ossigeno sono due gas fondamentali per la respirazione. Te ne aggiungo anche un terzo che è l'ossido nitrico, magari non sviluppiamo oggi, magari un'altra volta se vi fa piacere. Però per quanto riguarda l'anidride carbonica CO2, è un gas che è prodotto dalla respirazione cellulare. Come prodotto si pensa che sia uno scarto. Si produce acqua, CO2, energia, l'energia è quello che ci interessa, l'acqua, la CO2, dobbiamo farle uscire. In realtà c'è un equilibrio che bisogna trovare a livello proprio della respirazione e della ventilazione nel corpo per ottimizzare l'ossigenazione della cellula. Quindi c'è un sistema fisiologico che si chiama l'effetto Bohr, che ci spiega come la presenza di questa anidride carbonica permetta in realtà una buona ossigenazione cellulare e che la mancanza di CO2 blocchi un po' questa diffusione dell'ossigeno alle cellule. Quindi potremmo essere in una condizione in cui abbiamo tanto ossigeno, ma questo ossigeno non è utilizzato dalle cellule, quindi è un peccato perché è quello che bisogna fare. E quindi questa situazione è quella in cui non c'è abbastanza CO2 o anidride carbonica. Questa anidride carbonica regola anche molte altre funzioni della respirazione, come per esempio l'affanno, la voglia di respirare, il volume respiratorio, il ritmo, insomma. Poi è più complesso perché entra in gioco il sistema nervoso centrale, autonomo, eccetera. Quindi quello che bisogna capire è che non è un gas di scarto, che ha un ruolo importante e che bisogna avere un equilibrio tra ossigeno e CO2. Quindi questo è importante da capire. Quindi non è solo ossigeno o solo anidride carbonica, c'è un equilibrio da trovare. Questo equilibrio biochimico è il corpo che lo deve trovare, utilizzando dei sensori, che ha nel corpo, in varie parti, e l'unico modo per far trovare questo equilibrio al corpo è di allenarlo a fare
facendo degli esercizi di respirazione, a fare il giusto equilibrio. Non ci sono delle pillole che possono farlo, non ci sono dei trattamenti medici, non ci sono delle non lo so, non ci sono degli stratagemmi magici. Ci sono degli esercizi che possiamo fare per ritrovare l'equilibrio, insegnare al corpo come trovare l'equilibrio, e possiamo al limite utilizzare degli strumenti per accelerare il processo in cui il corpo impara a farlo, ma non ci sono altri metodi e non può farlo nessun altro al nostro posto. Quindi questo è un elemento abbastanza importante e un po' difficile dell'allenamento respiratorio, e per esempio è un elemento praticamente sconosciuto alla più parte delle persone che fanno yoga pranayama. Non perché non esista nello yoga pranayama, ma perché è talmente difficile, come è stato insegnato nello yoga pranayama tanti anni fa, centinaia o migliaia di anni fa, che oggi in pratica si salta e si fanno altre cose, sempre utilissime, più a livello meccanico, direi, o a livello psicofisiologico, sulla gestione dello stress, quindi utilissime, però si salta un po' questo elemento qua, in genere, nello yoga, per esempio. E quindi quando si parla di respiro, sì, io faccio yoga, questo elemento in genere è trascurato o totalmente saltato perché non si conosce. Sì, esatto. Cioè, paradossalmente, come hai detto Torinzio, in maniera più... Cioè, l'ossigeno si lega all'emoglobina, cioè i globuli rossi che trasportano ossigeno. Paradossalmente noi possiamo avere ossigeno che è disponibile ma non utilizzabile, perché non viene trasportato poi alle cellule, alle cellule per l'utilizzo. Magari questo è un punto che molti possono dire paradossale, ma esiste. E il CO2 è uno dei segnali che è importanti per fare questo. E l'allenamento, l'ipoxia, sì, tutti i vari tipi di respirazione aiutano sicuramente questo. Io sì, invece... Se volete avere un allenamento su questo aspetto, si chiamano gli allenamenti ipercapnici, sono tipici dei programmi di respirazione come l'Oxygen Advantage o Buteyko, per esempio. Poi esistono altri tipi di allenamenti, hai parlato degli allenamenti ipossici come quello per esempio del metodo Wim Hof. Esistono anche allenamenti ipercapnici nel metodo Wim Hof, ma sono un po' più avanzati e in genere anche questi non sono conosciuti dalle persone. Io li faccio fare ai corsi avanzati. Ah, no, questo non lo sapevo neanch'io. Quindi, ma i corsi, giusto ritornato, quindi tu i corsi fai dei corsi base, corsi avanzati, cioè per tutti i livelli, quanti sono? Sono tre livelli? Quanti livelli? Allora, diciamo che sì, diciamo tre livelli, c'è un livello base, diciamo il livello zero, che è imparare il metodo Wim Hof, una mezza giornata, si impara la tecnica del respiro, si impara a fare un bagno freddo, di ghiaccio, e è come quello che facciamo il 9 settembre a Milano. Poi, su un weekend in natura, faccio fare il livello 1, dove si lavora con la natura, gli elementi naturali, e faccio fare degli approfondimenti sulle tecniche di respirazione e sugli esercizi con il freddo, diciamo un livello 1. E poi c'è un livello 2, che è il livello avanzato. Allora lì ovviamente prendo solo le persone che ho già allenato sui livelli 0 e 1 e andiamo più in là su tutti gli esercizi di respirazione freddo e lavoro sulla mente. Ovviamente questo terzo pilastro poi si lavora con la meditazione, ma in modo un po' diverso, più legato al sesto e al settimo senso, interocezione e propriocezione. Però insomma, ora magari è ancora un altro argomento un po' lungo da trattare, però se vi interessa vi invito magari a vedere un corso, se siete disponibili a poter venire. Quindi, ma tu hai parlato adesso un'altra barriera, ostacolo, però poi parliamo del freddo. Perché è associato a questo e non un bagno caldo? Poi tra l'altro sappiamo che Wim Hof è famoso per il freddo, ma ha anche fatto, non so se è una maratona o corse nel deserto. Sì, cioè, una maratona nel deserto. Sì, esatto, quindi è anche, ma è più famoso sul freddo, ma ha fatto anche, quindi, perché la termoregolazione, eccetera. Di qualcosa e poi condivido le mie esperienze personali su questo. Allora, il freddo, perché non il caldo? Il freddo, questo perché il metodo Wim Hof ha uno dei tre pilastri, il freddo, e Wim l'ha utilizzato nella sua storia personale, nella sua vita, per curarsi, tra virgolette, di uno stato psico-emotivo molto difficile dopo il suicidio della moglie, eccetera, eccetera. Quindi lui l'ha introdotto nella sua vita per la gestione delle emozioni, dello stress, diciamo, dandogli una calma mentale e delle emozioni positive. Questo si sa oggi che è legato allo sviluppo degli ormoni del benessere, al cambiamento delle onde cerebrali, alla capacità di concentrazione, eccetera, eccetera. Poi il freddo in realtà ha tutta una serie di benefici
che oggi sono qualcosa di ricercato dalla maggior parte delle persone, perché riduce l'infiammazione, aiuta il sistema immunitario, aiuta il sistema cardiovascolare, regola il ritmo circadiano, dà benessere, dà motivazione. Quindi alla fine sono un po' le cose su cui non ognuno di noi, ma la maggior parte di noi ha un interesse a lavorare. Chi non vuole oggi avere un sistema immunitario che funziona meglio? Chi non vuole ridurre l'infiammazione nel suo corpo? Insomma, diciamo che sono tematiche abbastanza diffuse. Quindi questo ha dato anche poi uno sviluppo nel tempo del metodo Wim Hof e un successo di questo metodo, perché funzionava per le persone. Non che il caldo non abbia nessun beneficio, però col caldo magari si lavora in modo diverso, ci sono le saune, ci sono i bagni ipertermici, magari anche lì è un po' più difficile con l'acqua, però le saune o l'hammam, o allora le condizioni di lavoro ipertermiche, appunto sotto il sole, eccetera. È un po' più difficile perché bisogna stare un po' più attenti con il caldo, nel senso che sembrerebbe più facile lavorare con il caldo, in realtà è più difficile e anche più pericoloso. E questo spesso non si pensa, perché noi quando pensiamo al caldo pensiamo al tiepido e diciamo sì, a me il caldo piace, no, a noi piace il tiepido, quindi tra i 20 e i 30 gradi si sta abbastanza bene, magari a volte anche un po' meno di 30 gradi o magari un po' di più di 20, quindi siamo in una zona termoneutra in realtà, quindi quando pensiamo al caldo pensiamo alla zona termoneutra. Quando io vi parlo di caldo si parla sopra gli 80 gradi, ok, quindi a 80 gradi non è che state proprio bene, anche se una sauna è molto bella farla, 10-15 minuti poi basta, perché a un certo punto il corpo ha difficoltà a gestire il caldo. Qua si apre un altro mondo, perché entrambi hanno vantaggi per questione di omeostasi e rompere l'equilibrio e il corpo si adatta, quindi entrambi, quindi saune hanno degli altri vantaggi. La crioterapia ha fatto un boom negli ultimi anni per motivi legati ai benefici del freddo sull'infiammazione, agli sportivi in particolar modo, ma per altri motivi, anche per perdita di peso, eccetera, ma sempre legata a questioni sull'infiammazione, eccetera. E che non stiamo parlando per forza di il giorno 1 buttatevi dentro una vasca ghiacciata con cubetti di ghiaccio, transizionare dalla doccia fredda alternata, cioè ci sono delle metodi che sicuramente poi tu spiegherai nei tuoi corsi, ma per dirlo al largo pubblico, speriamo che si seguano in molto, al largo pubblico, cioè si va un po' di passo in passo e soprattutto, dico sempre iperventilazione, che non è corretto, però l'applicazione del Wim Hof, della respirazione prima, sinceramente si sente la differenza, cioè non farla e fare doccia fredda o farla e fare doccia cambia totalmente. Non ho chiari assolutamente i motivi, però è così, cioè la resistenza personalmente che ha la stessa temperatura è diversa, cioè riesco a resistere meglio. Ma non so. Sì, fa parte del protocollo di preparazione al bagno di ghiaccio, un bagno freddo. Nella prima delle tre fasi, ci sono tre fasi nel protocollo di preparazione, prima, durante e dopo, in cui si fanno delle cose diverse a livello del respiro, del movimento e dell'attitudine mentale, e nella prima fase c'è la tecnica di respirazione Wim Hof, che aiuta a livello fisiologico a trovare un equilibrio stabile a livello del sistema nervoso e a livello fisiologico, e quindi poi il bagno freddo o la doccia fredda o il bagno di ghiaccio risultano più semplici. Ecco un po' per spiegarti come mai ti aiuta, ovviamente, una buona preparazione. E in effetti, insomma, diciamo che quando si lavora con il cambiamento di temperatura, caldo o freddo, si esce dall'omeostasia, quindi sono stress ormetici, ma gli stress ormetici vanno benissimo quando si sanno utilizzare in modo intelligente a livello della durata e dell'intensità. E quindi, come dicevi tu, molto giustamente, non è che subito ti getti in un bagno di ghiaccio senza sapere bene come fare, quanto stare, per quello che ci sono dei protocolli e per quello che faccio dei corsi. Poi ovviamente non significa che non si può fare da autodidatti, però bisogna sapere molto bene come utilizzare uno stressor a livello dell'intensità e della durata per farsi del bene invece che farsi del male. Ma lo stesso potremmo dirlo sull'allenamento, sul movimento, potremmo dirlo per quanto riguarda l'alimentazione, potremmo dirlo per quanto riguarda il respiro, eccetera, eccetera. E quindi in genere io consiglio comunque di poter fare almeno un corso base per sapere un po' come fare bene e avere tutti i benefici.
Sì, sono perfettamente d'accordo. Sì, gli stress, sì, se ne potrebbe parlare in ogni puntata, l'esercizio fisico, lo stress, però lì, quello che forse più comunemente viene intuito anche con lo stress lavoro correlato, cioè quando diventa cronico uno stressor che sia di qualsiasi tipo, quello è dannoso, il cronico ha effetti dannosi, l'acuto è gestito bene, no, cioè, anzi, dà molti vantaggi, questo stressor di cui stiamo parlando, questi stressor sono quelli acuti, a cui segue poi un recupero naturale, fisiologico, quindi un adattamento, e poi si ritorna, si ricomincia, sì, questo è il ciclo migliorare comunque nel tempo. No, ottimi tutti i miei argomenti anche per un'altra sessione, però adesso tu hai scritto il primo libro, giusto? La respirazione per la padronanza di sé, giusto? Sì, legato all'ultimo pilastro, quindi magari se puoi dare alcuni, l'ultimo pilastro, quindi l'introspezione, la mindfulness, quindi la gestione della mente. Se puoi dire qualcosina in più prima di chiudere, così. Certo. Cioè, il respiro, per quello che ho visto, quello che ho sperimentato, quello che penso, è uno strumento molto utile che abbiamo per lavorare con la mente. Quando noi lavoriamo su un respiro che è ritmico, regolare, lento, aiuta anche a rallentare la mente, a renderla più regolare e più ritmica. Quindi, per esempio, per tutto quello che è consapevolezza, introspezione, meditazione, la porta di ingresso proprio facile e consigliata è lavorare sul respiro. Difficile è iniziare a meditare così. Ci si siede, si fermano gli occhi, si medita. Diciamo che possiamo al limite calmarci e osservare i rumori, possiamo osservare le sensazioni, è una prima forma di meditazione. Però quando si lavora sull'osservazione del respiro, la coscienza del respiro, abbiamo lì una vera porta d'ingresso per unire corpo e mente, quindi avere anche i benefici della meditazione. Pensate che quando Buddha ha incominciato a fare i primi discorsi dopo che ha raggiunto, insomma, il suo stato di illuminazione secondo il buddismo, l'insegnamento, il primo che ha dato, ha detto non è la mindfulness, non è il primo passo che l'uomo deve fare, è la consapevolezza del respiro, prima della mindfulness. Quindi la mindfulness è la consapevolezza dei processi mentali, eccetera, eccetera. Ancora prima lui ha consigliato la consapevolezza del respiro, quindi l'osservazione del respiro, che si chiama Anapanasati. E quindi, insomma, diciamo che questo è conosciuto da tanto, tanto tempo, anche lo yoga ne parla esattamente su questa forma, si fa del movimento per permettere al corpo di essere calmo e di respirare bene. Quando si respira bene, a un certo punto si potrà meditare. Non esiste che ci si mette a meditare respirando male. E tra l'altro in Francia ho lavorato con dei monaci buddisti zen, mi hanno invitato allora al monastero, abbiamo meditato insieme per una settimana e loro mi condividevano le loro pratiche di meditazione e io gli condividevo come respirare nella vita di tutti i giorni, perché in effetti sono due cose che si dovrebbero lavorare allo stesso tempo. Quindi è interessante anche questo aspetto della respirazione che ci permette di lavorare con la mente e la meditazione in modo da aiutarci. E quindi può anche permettere a delle persone che non riescono a meditare a cominciare a avere degli stati di benessere, di meditazione legate a questa calma della mente. Questo ovviamente è legato al pilastro psicofisiologico del respiro, al legame col sistema nervoso autonomo e ai ritmi che esistono in questo e nel sistema nervoso centrale. Hanno addirittura studiato il complesso pre-Botzinger, che è della medulla allungata. Insomma, ci sono tutta una serie di meccanismi fisiologici che permettono proprio al corpo e alla mente di calmarsi, regolarsi e quindi di accedere a degli stati più meditativi. Bello, bellissimo. Se puoi mandarmi dei link, magari che li mettiamo e li aggiungiamo. In genere nel mio blog io scrivo degli articoli un po' scientifici dove spiego queste cose. Lo trovate sul mio sito internet, quindi Inspire Potential blog. Ci sono un sacco di articoli. Cioè in italiano o in che lingua? Sì, sia in francese che in italiano. Francese e italiano. Se fa caso al respiro, se arriva un'email, se uno dovesse fare caso magari un'email fastidiosa, una comunicazione, facendo caso al respiro si può notare immediatamente come cambi il respiro, come diventi, si dice, shallow, come,
superficiale, non, più rapido. Superficiale, esatto, più rapido. Però questo ha bisogno di essere notato, che è il punto fondamentale, iniziale, come hai detto tu, il pilastro base, quello, poi dopo viene tutto il resto. Leonardo, io ti ringrazio e spero sicuramente di vederti di presenza, che sia al BioHack Lussemburgo o Milano, uno dei tuoi corsi. Quindi sul tuo sito internet, che metteremo nelle show note, vabbè, se lo puoi dire anche per l'audio, certo. Inspire Potential. Il mio nome è Leonardo Pelagotti, quindi se lo scrivete in genere trovate anche il mio sito. Sì, io infatti ho trovato anche te, perché cercavo Wim Hof Milano Italia e ho trovato te per questa collaborazione a medio lungo termine. Grazie mille. Ehi tu. Sì, proprio tu, sto parlando con te. Tu che hai visto questo video? Hai cliccato qui, hai cliccato lì, su, giù, su, in giro. Hai girato, hai cliccato dove devi cliccare, ti sei subscribed, hai condiviso. Se l'hai fatto? Bene. Ma se non lo avessi fatto?